Ma andiamo a vedere se riusciamo a agganciare qualcosa. Ieri non ci si stava qui. Ah, predatori. E ci sono tutti i predatori. Black bass. Perca. Luciperca, ci sono qua. Mi ricordo che mio papà ne prese uno gigante qua dentro. Sì, 30 kg non ce la faccio con questa cannina. Questa qua è veramente molto easy. Spacca tutto. Quella, questo pesce qua lavora benissimo. Dopo proviamo con un'altra esca. Tira, c'è un sacco di corrente, vedi come mi tira là? Tira là l'acqua, ma di brutto proprio, mo soccia. È là la bassa? Sì. Mare, sì, ci sta. Il mare, verso... Questo dopo dove va? Carreno? Ma no, andrà verso il po'. C'è anche dell'acqua dietro, se volete. Eccolo, mi sa che ho visto qualcosa che ci ha dato dietro, ragazzi. Non te lo volevo dire, ma ho visto qualcosa che ci ha dato. Non è andato in moto, sono sul canale Megliano Romagnolo. È una bella corrente, ragazzi, però, un bel po'. Oggi è un po' più fresco e anche gestibile. Ieri è inaffrontabile. Ma è una corrente da paura, però, proprio. No, no, no.
Niente trote. Siamo troppo in basso, l'acqua troppo calda. Luci, luciperca, bass, gatti di tutte le specie. Questo arriva. Bravo. Perché ci sono dei punti più pescosi, perché c'è l'ang, Dove? però non li conosco. Adesso sta tirando veramente di brutto. Perché un altro punto dove si prende il pesce è sotto Granarolo. Presente Granarolo? Ci passa anche lì il canale Miano-Romagnolo. Non so perché, ma lì rallenta. Ah, passa nel fiume Sinni. Questo qua è veramente micidiale. Bella ragazza. Ci voleva una canna un po' più potente. Questo è artificiale, creato dall'uomo, Eh no? sì, eh? Per le campagne, chiaramente. Chiaramente. Ma c'era già tipo, un fosso, c'era un qualcosa inizialmente? Ma secondo me qualcosa c'era, hanno seguito la pendenza, perché Arriva al mare comunque, cioè, al mare arriva? ah, qua vedo che condensa. Proviamo qualcosa di più grosso o piccolino? Permesso? Permesso? Ah però, 135 km? Tirare i sassi però, eh. Nasce dal cavo napoleonico, però non so come si fa. Andiamo a provare qua, da questa parte qua, il pesciolino. Qua le scale non ci sono, eh. No. No, è troppo leggero. È troppo. Questa parte dal banaro, Addirittura. fino al mare, sì. Infatti c'è 35 km, ci sta, sì. Vabbè. Questa è una cosa nuova. Qua non c'è nessun divieto di pesca. Quando ci sarà un divieto di pesca, ci pensiamo. E non è la prima volta che vengo a pescare qua e subisco controlli. Perciò prima di dare aria alla bocca, pensiamoci un attimo. Ci vuole qualcosa di... È più pesante. Molto più pesante. Pesantissimo proprio. Ecco, stavo dicendo che
cosa? Uno stava dicendo che non si può. Poi? Strano. Sì, no, è inquietante. Non tutti hanno qualcosa da dire. Bisogna prenderne atto e via. Prendere atto, ma sì, infatti se fosse un cane. E voilà, ma sai quante volte mi hanno bannato, ma poi è bello che io do sempre l'indirizzo, ragazzi, se avete qualcosa da dire, soprattutto chi offende, ci troviamo, do l'indirizzo del club, non ho visto uno. Ma io dico, guardate, via Friuli Venezia Giulia, 4 barra A, Polleggio. Ma è venuto nessuno, chiaramente. Ma va, forse è venuto qualcuno, ma quando ha visto l'entrata hanno detto, aspetta bene che forse ho pestato una merda. Allora, adesso questo è più pesante, sì. C'è una gran corrente. Ah, ma qui, cioè... Sì, no, ecco, quello sarebbe da castigare. Ottimo. Sempre il mio amico, dico sempre anch'io, la bottiglia di birra, te la sei presa fin dietro chi era piena, adesso che vuota peserà meno, te la vuoi riportare dietro? Cioè. Ah, no. È una questione di educazione. Grazie per chi mi segue. Vi ricordo che siamo anche su Facebook, Instagram, Twitter, Twitter. Solamente YouTube abbiamo cambiato, siamo Monster Steve Fishing, perché ovviamente ci hanno fatto delle pesche. Abbiamo dovuto ricominciare su YouTube. La vedo durissima! Bisogna avere il colpo di culo che passa al predatore. Non semplice. Con le donne devi pasturare, se vuoi. Bravo, bravo. E da me pastura, facciamo adesso un mezzo chilo di roba. No, c'è troppa corrente. Anche pastura qua non servirebbe veramente una zoppa. Dici? Ma socio, ma c'è una corrente da paura, eh? Quindi c'è contro un po'. No, troppa corrente, vecchio. Cioè non riesci ad andare giù, non riesci ad andare giù 10 grammi. Guarda qua. Sai cosa? Qua mi piacerebbe venire a fare anche sì, beh, il cappotto che fa spinning fa sempre parte del gioco, però mio padre ha tirato fuori anche un bel pezzo da qua, eh. Chilo e mezzo di persico, poi ho visto tirare fuori del lucioperca. Poi il canale Omigliano Vazzone, questo sicuramente non è una delle migliori. Sì, li facciamo adesso. Ci sta. L'unica cosa è che se prendiamo un pesce, cioè se è piccolo bene, se è grosso lo lasciamo lì. Perché senza scale qua o è un guadino mega, mega girullo o diventa un problema. No, nulla, nulla. C'è una correntazza di quella pesissima, proprio pesissima la corrente che c'è adesso. No.
Per un attimo. L'hai sentito anche te, eh? C'è stato un attimo di mancamento. Qualche caschetto con la GoPro. Guarda che c'avevo tutto io, solamente che dopo mi è sceso, ho venduto tutto. Sì, car fishing ci sta. Però bisogna andare o a Granarolo dell'Emilia sotto Imola. Qui è sempre stato un posto un po' altalenante. Invece a Granarolo addirittura quando ci andavo tiravo fuori delle tinche, però era più fermo, eh. Prossimo giro andiamo là. Sì, ma è una vita che vecchio non pesco. Non so, sa, può essere che è cambiato tutto. Di regola però gli americani qualcosa dovrebbe venire fuori. Guarda qua che corrente che c'è, ma è pesissima. Una corrente veramente fuori. Oh! Porca paletta, niente. Ho sentito due tocchi, eh? Buongiorno a te. Nulla, nulla di nulla. Oggi c'è un po' il calo delle temperature. Se ho 7 gradi sono cascata. Dico a mamma che pranza anche te con noi, dai. Pranzi da noi, nel gruppo lo scrivo. Così lo vede anche Barbara. Sì, va bene. Sì, no, mezzogiorno, neanche troppo, anche perché qua dopo diventa caldo, eh. No, l'esca è perfetta. Non è perfetta, è perfettissima. Grazie per chi mi segue, ragazzi. Canale decisamente alternativo di pesca. Niente, proviamo ad andare un po' di là. Poi dopo facciamo la camminata. Andiamo a destra o a sinistra? Andiamo verso destra, va là. A sinistra, facciamo a sinistra, perché la corrente tira in là. No, adesso faccio due lanci qui, poi dopo passiamo in là. Guardate che schifo. Porco di quel zio. Fate cagare. Thank you.
veramente una corrente devastante. Corrente devastante. C'è scritto divieto di pesca? Cagata. È un posto difficile questo, eh. Non è semplice. Se vuoi vedere delle catture, guarda i video, qualcosa c'è sempre. Non è un posto semplice questo. Bella, bella piccione. Hai visto il piccione? Dai, proviamo ad andare là. Occhio qua. Sono salvo, mio figlio, ma che cazzo dice anche lui? Sono salvo. Ma che cacchio ne so io? Davvero. Max, sei seduto sull'acqua, eh? Hai sete? Tieni. Questa è l'acqua di zio, tieni. Il bottiglione. Si parla che dentro c'è anche della Coca-Cola, senti? No. Adesso arrivo, ragazzi, eh. Oh! Occhme! Ma me l'hai bevuta tutta! No, fa bene, va bene. Sei sete, dillo, eh. Non ti preoccupare. No, ci spostiamo, andiamo verso in giù. Facciamo ogni cosa ci fermiamo, ogni paletto rosso e facciamo due lanci per riuscire a capire se riusciamo a ingaggiare qualche pesce nelle vicinanze. Stai lontano perché qua le scale non ci sono, eh. Via dietro, via da dietro. La pesca è attesa, No, questa è più una pesca di movimento, eh. Se vedete delle increspature, qualcosa, ditemelo, eh. Vedete la macqua muoversi. Increspature. Vedi che ci sono dei pesci che stanno cercando il cibo. Sì, sono questo è il canale Emiliano Romagnolo.
bella Marco Fishing. C'è una corrente bella tosta, eh. Veramente bella tosta come corrente. Bravo. Posto difficile questo, eh. Non è un posto semplice. Il movimento è perfetto. Se trovo un predatore, lo prendiamo sicuro. Questa cosa qua non so se uno casca dentro, in teoria si dovrebbe arrampicare qui sopra. Boh. Se sono piantate per terra, direi di sì. No, ci sono alcuni posti sotto Imola, mi ha detto che ci si diverte un sacco con gli americani. Sì, ci sta. Ci fosse l'aria No, no, non ci già si. basterebbe. No, no, non ci si sta, non ci si sta. Senza aria non ci si sta qua dentro. Ho sentito, ho già lavoro da 3 giorni fa, la macchina è 41. Minchia. Gradi comincia a essere un po' impegnativo, eh. Magari. Sì, sicuramente con le boys un po' di attesa riesci a gestire di più, però devi fare della pastura bella, non certo boys rotonde, eh. Qua devi fare di una forma diversa perché sennò la corrente le porta via tutte. Si vola! Che lancio da professionista! Questo è un pesce sicuro. Adesso prova a mettere una gomma, eh. No, caccia no. Non mi piace. Andiamo a fagiani. Guarda che se vuoi andare a Fagiani basta che vieni nel mio giardino. Sai che ho dovuto chiudere il laghetto? Dov'è la macchina? Ah, meno male. Non... Sì. Per un attimo ho avuto un mancamento quando l'ha detto il cinno.
Aspetta, ma un attimo, che adesso proviamo. Almeno credo. Non è bello questa cosa, Mettiamo un gommone e lo facciamo. Ho detto la cagata. Non ho preso i gommoni, no, non ci posso credere. Ah, no, è qua. Questo è niente. Questa è tutta roba che mi ha dato di sponsor. Non li ho mica pagati. Una gambata, anche perché non ti vengono le paranoie di perdere, perché tutte le volte sono dei gambe sempre numero. Proviamo con la gomma a farla rimbalzare per terra. Ti ragiona un attimo? Senti, up, bravo. Anche se questa canina qua non c'entra assolutamente nulla con... Metti dentro? Sì, vola! Che ora abbiamo fatto venire? Non credo proprio. Non credo proprio. Proviamo con la gomma a vedere che succede, ragazzi. Un bel gommino silurotto. E lo facciamo rimbalzare per terra. Se tocca, perché... Sì, ma no, cioè qua bisogna trovare posizioni dove corre di meno, allora puoi anche gestirla. Adesso c'è una corrente, cioè, devasto proprio. E allora nei fiumi come si fa? Ma nei fiumi è già differente, perché se piove sai che arriva la corrente, qui dipende come aprono il canale. Adesso andiamo, ancora andiamo a Filiana, dai. Ah, ma guarda che su Viana è difficile. Andiamo a tutto, vai lì, alimenta. Cosa stai? Mi sto bruciando. Vedi, vedi come lavora questo. Questo lavora in maniera diversa, eh. Mi piace. Questo forse riusciamo a contrastare la corrente. Vediamo un po'. Ah sì, quello dei bracconieri. E andiamo proprio a cercare sul fondo, sto giro. Vuoi provare un po' te, Max, a tirare sulla canna così? Te la lancio io che è difficile, qua. Per farlo potresti farlo te questo. Vedi, basta che fai così e tiri su. Niente di più e niente di meno. Vuoi provare? Beh. E se senti una botta nella canna vuol dire che hai preso il pesce. Ah, i principianti sempre. L'ultima volta che sono andato a pescare con Barbara mi ha cacciato una paga da paura. Prego. Bella. Aspetta che non ti prendo. Boh, adesso piano piano, così guarda. No, così. Bravo, tiri su, pian piano. Uno, fai una botta così, pian pianino. E poi tiri su, un pianino. No, tiri sulla canna così fai. E poi tiri su. Bravo. E poi tiri su. Perché non si attende? Eh? Perché non si attende? Perché sta qua, noi adesso stiamo insidiando i predatori. Il predatore, anche se non ha fame, attacca per una questione di territorialità. Bravo, così, va benissimo. Ma non guarda, guarda sempre la punta, perché lì capisci se c'è il pesce, perché comincia a fare così la punta. Questo è il canale Emiliano Romagnolo, canale artificiale di 100, quant'è? 190 km? 135 km, dal Panaro al mare. Dal Panaro al mare. Adesso facciamo tre passi in qua.
Sì, tre più o meno, poi rilanciamo un'altra volta e poi tiri su te. Ciapa. E piano piano fai come ti ho detto, hai capito? Piano piano, tiri su. Mi raccomando, tienilo ben forte con la mano destra, perché se ci arriva il pesce tira una gran botta. Bravo, così. Appena vedi l'esca me lo dai a me che ti rilancio. Grande Max. Qui sicuro arriva il culo del principiante, un siluro di 2,30 m prende. Bravo, si vede. Boh. Su YouTube ci sono, ma no, sì, quando c'è la risalita dei salmoni. Occhio, occhio, occhio. Qua vogliamo di brutto, ragazzi, eh. Vuoi che non ci sia un cacchio di predatore in 500 metri di coso? Dai, vieni ciccio. Tieni, tieni. Ben piantato con la mano qua, eh. Una, ecco, una piccola butta così, che se c'è il predatore vicino siamo sotto budrio. Dal posto non è semplice, eh. Giusto per comodità mi fa due sbacchettate con la temperatura che ci tira un bel venticello gestibile. Ieri era impossibile. Mi raccomando, ragazzi, noi siamo anche su YouTube, Instagram, Facebook, sempre full timer pesca. Vai. Mettilo su Ozzano, eh. Hai messo su foto. Hai foto, non video? Sì, sì, certamente. Dalle 5 di mattina alle 8 e dalle 6 alle 9 è sicuro. Però quando uno voglia, lo sai benissimo anche te che uno viene a pescare e basta. Occhio. No, ho sbagliato. Aspetta che questo te lo rifaccio bene. Guarda che corrente che c'è, proprio aumenta, ma è aumentata da quando siamo arrivati. Non mi... c'è il vento. No, no, questa è proprio una correntaggia. Cioè, bisognerebbe trovare una chiusa e quando c'è la chiusa il pesce si, di regola è vietato pescare. Quando sono quelle chiuse lì è murato proprio di pesce. Eccolo. Eh? Che cosa? Occhio. Questo è lo zio fenomeno. Vieni. Prego, dai. Magari, Massi. A parte che se siamo, abbiamo una canina che se prende un siluro, mi sa che rimane giù. Volevo prendere dei persici, poi ho visto che non c'è movimento. Vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo? Là c'è un cormorano che si è appena alzato. Guarda che sta venendo verso di noi, vuol dire che là c'era del pesce. Guarda, vedi il cormorano là in fondo? Vuol dire che lì c'è la presenza di pesce. Bisogna guardare anche queste cose qua, eh. No, qua dici che parla. No, perché lui diceva est fino da. Sì, sì, quello sì. Ora parla. Parte dalla provincia di Ferrara, allora, è parte provincia di Rimini, in prossimità del fiume Uso. Là abbiamo visto il cormorano. Eccolo,
No, andiamo direttamente là, ragazzi. Perché ho visto. Dai, andiamo a prendere un pesce. Andiamo direttamente là dove era il cormorano. Perché boh, mi sembra di vedere delle bollate. Avranno iniziato. Ah, là dalle scale, belle le scalette lì però, eh. Guarda i pesci, li vedi lì? Che stanno bollando? Li vedi? Lì, li vedi? No, ci sono soltanto te che non ci vedi, Ci vedo, li vedo sì, i pesci. Chissà se riusciamo a agganciare un predatore. Di regola, quando ci sono i pesciuzzi piccolini, ci sarebbe qualcosa dietro che li dà. Avevo detto che la presenza del cormorano faceva. Si allunga di più questo? No, è un mezzo gancio, infatti. Intanto abbiamo visto la presenza di pesci, però erano piccoli, direi quasi acquadelle, però se ci sono quelle. Boh, adesso vediamo. Ho detto che avevo visto le bollate, però non capivo cos'era. Andiamo. Per me erano padelle, però la loro presenza. Ho visto artificiali, sono subito scappate. Sti infamonio. Niente, cappotto devastante. Adesso ho visto un cormorano che stava. Per solo la presenza di pesce c'è. Budrio, canale Emiliano Romagnolo. Allora, qua sono un po' incacchiato il mio ragazzo qui, eh. Allora, 5 minuti e un quarto d'ora.
Guarda, guarda, l'hai visto? L'hai visto, eh? Questo era un bus. Allora, se questo... Cambiamo subito esca, che se a galla il ragazzo lo andiamo subito a infergolare. E mettiamo questo. Vieni a tenere qua. Vieni qua. Non farlo cadere, eh? Ok. Allora, il ragazzo l'ha già dato, eh? E adesso lo andiamo a prendere. Abbiamo visto bollare, che non è cosa da poco. Chiudi adesso, Max. Proviamo questa cosa qua a galla, che ho visto che ci ha dato di brutto, ragazzo. Lo sapevo, il cormorano non sbaglia, eh. Il cormorano non sbaglia. Allora, adesso andiamo a cercare in superficie. Lancio decisamente buono. Guarda, guarda come lavora questo. Lo vedi? È bellissimo. Fa le bolle. Bravo, fa le bolle. Perché attira il pesce così. L'unica cosa è che essendoci un sacco di corrente, però è più d'acqua e ferma questa roba qui, però dato che ho visto che quel ragazzo l'ha dato. Basta accompagnarlo con la corrente. Buono. Ho una buona sensazione, devo dire la verità. Ho visto una gran bollata, ragazzi. Poi la presenza del cormorano, anche se non bella, vuol dire solamente una cosa, che c'è del pesce, se no non ci starebbe. A beccare di nuovo queste scarpe qua, mi fanno impazzire.
E il PIL aumenta. Chissà. Pure l'acqua è anche decisamente. Ah, ma lo devono fare per forza. Questa esca qua è bella perché se vedi il pesce che arriva, cazzo, una botta. C'è una gran corrente, ragazzi, il problema è quello. Poi ha cacciato una botta quel pesce che come minimo era un chilo. Non so, non ho capito bene se era un bass o un lucioperca. Però era da divertirsi se peccare con questa canina qua. Vedi adesso. A trovare di nuovo occhio via, eh? No, ho perso tutto. Porco le. Buona. Perso? Ah, che pazienza, ho perso l'artificiale. Va bene. È troppo pesante. Tieni qua. Peccato. Eh sì, beh, oi. Sono già là. Arriviamo all'altro ponte, guarda, è vicinissimo. E poi dopo torniamo indietro. All'altro ponte, quello là in fondo? Sì. Sì. L'esca è troppo grossa. Dovevo tenere un altro tipo di canna, però amen. Succede. Per fortuna gli artificiali non li pago. Se no poteva diventare. Ah, anche 5 euro. Sì, sì. No, vabbè, comincia a perdere 2-3 al giorno, comincia a essere abbastanza inquietante. Qualcuno si diverterà. L'unica cosa è che se va verso. Vabbè, che la corrente è troppo forte, chissà dove cacchio è Zaza adesso. Quello era uno dei miei preferiti. La cassetta sei tu? Sì. Solamente che col piccolino non riesco ad andare tanto in là. Però allo stesso tempo voglio provare la cavalletta. No, dai. Andiamo sul classico. Tieni. Andiamo sul classico, anche se la grammatura è quella che è. La grammatura è quella che è, però andiamo sul classico proprio.
Bella però. Vediamo con un cucchiaino un po' più piccolo. Vieni, vieni! No, porca le, ma vaffanzumba là. Mi ha dato un tocco, però non se ne è mai sta agganciato. Eccole, eccole, sono lì, sono lì. Vedi che sotto lì ci sono i pesci piccoli. Perciò, in teoria, ecco perché mi ha dato il tocco. Sto infame. Andiamo piano. No. Se andiamo di là. Per muoversi si muove estremamente bene. Ragazzi miei, ho appena perso il mio artificiale preferito, sono decisamente in lutto, vabbè, ho visto saltare un bel pezzo. Niente, è durissimo, very very dura.
per Barre d'Ora. Peccato quel salto là. No, ma è perfetto, cioè non è. Uno dice oh, ma no, è perfetto. È perfetto. Il movimento è perfetto. Devo solamente trovare quello che ha voglia di mangiare. Dai che siamo quasi arrivati. Peccato che non riesco più a vederli. Vedi, tra un po' ci andiamo. Arriviamo là e torniamo indietro, cioè. Grazie ragazzi per chi mi segue. Giornatina impegnativa, che nell'Emiliano Romagnolo sotto a Budrio il CED è sempre stato bello, bello peso. Si vede che siamo entrati, chissà se è lì in mezzo. Si vede che c'è il bosco là che frena l'aria. Qua è un po' più. Potrebbe essere anche esserci un lago lì dentro, eh? Te che dici? Boh. Ok. Potrebbe esserci. Guarda da Google Maps se c'è un lago lì dentro.
Torniamo da due sbacchette. Allora, in teoria il cormorano era qua. Assolutamente nulla voglio. Non semplice, ragazzi. Il ced è bello peso. Non c'è? Pochino lavora non bene, benissimo proprio. Ma qua vicino c'è l'idice? Boh. Sì, eh? Ma dov'è? Niente, assolutamente nulla, a parte quella bollata che ho visto, un pesce discreto. Sì, no, col sole qua c'è da morire. C'è troppa corrente, bisognerebbe becchiare un giorno che ce n'è di meno, perché... Io vorrei andare al lago di Bryce, no? Sì, certo. Ah, su, beh, bella fenomeno. Sai quanto costa pescare lì? Costa un botto. Andiamo là in tenda. Tenda. Costa tantissimo. Tutto c'è da pagare, eh? Ah, ormai. Internet, penso che le chat di fumetti che adesso mi devo, sono già scritto Tinder, però non sto pagando, e è raddoppiato rispetto a parte di che non si fa più niente. Tinder, poi dicevo come funziona mio amico Tinder, cioè se tu paghi, più quanto paghi boost quelle cose lì, e più tu sei visibile, se no non ti fanno rispondere con nessuno, ti bloccano proprio qui chi gestisce quelle cose lì, e lì sei un numero. Sì. Se tu vedi, paghi, ti danno più visibilità, ok. Quello normale, Gold, costa 25 euro al mese. Ah, dipende. Per conoscere. E dopo vai di più, cioè, però c'è un mio amico che deve spendere quasi il doppio per... È un certo limite un po' su tutto, sui messaggi, su... E che andate anche lì. Ero su Metti che non arrivano. Boh, avevo fatto un attimo che stavo andando incontro. Ci vola, dai che siamo arrivati. Dai, forza, ragazzi. Niente.
torrente troppo troppo cattiva, detta come va detta. Ma i canali sono diversi, riesci anche a regolarli, sono i fiumi che non li non i canali. Bello però qua, mi piace, sembra quasi, no, un effetto ottico. Niente, sta bava qua comincia a dare segni di cedimento, eh? Devo cambiarla. Non gli piace per niente. Max, vieni qua per piacere, dai. Non ti cambia nulla. Ah, persici. Veramente tutto quello che c'è. Ma vedo abbastanza dura, eh. Troppo tardi, credo che con le nuvole un po'. Con l'abbassamento della temperatura ho visto saltare un persico, un bel bass. O un perca. Però ho visto solo quello. Poi ho visto il cormorano che mi ha dato speranza, ma. Abbiamo visto un branco di pesci ed è lì che ho visto la bollata. È più basso però qua, eh. Chissà. Guarda! Carpa? Non so se l'avete vista, è una carpa quella. Una bella carpozza. Thank you.
Grazie Fabrizio di avermi seguito. Vediamo un po'. Ho visto, penso adesso, una bella carpozza di 4-5 kg bollare. Adesso fa 5 ore. No, prima, anche perché zio sa già, ecco, un po' sì, il collo comincia a dire ciccio ciccio macio macio. Parte un tocco là, la vedo durissima. Io ho 3000 like, grazie ragazzi. Adesso proviamo, non so se le ho prese le gomme, ma anch'io. Proviamo col Kraken. Tieni la canna per piacere, Ciccio. No, ti stai pure seduto. Seduto, non preoccuparti. Sì, perché ho visto che sei stanco. Non ti voglio mica dilaniare, eh. Proviamo col Kraken. Il Kraken. Te lo faccio vedere, è la bestia, il cipollone, si chiama anche cipolla per gli amici. Se perdo questo, amen, eh. Ah! Ma sì, tanto. No, questo mi sa davvero pagato, però. Perché si vede che come fattura è meglio, ovviamente non ho portato dietro il bigatto. Ah, col bigatto prendi sempre. Vuole mangiare seriamente. Ah, il bigatto fa. Si pastura. Ma ce n'è del giro là. Accade mandorli. Ah, c'era, no, anche troppo, cioè. Ho parcheggiato in Valfiore, parcheggiato. Addirittura. Ah, sì, eh. Sono le mezzanotte. Appena visto l'ingresso là, sono andato indietro. Ma si paga? Dammi qui. No. Ah, ecco perché c'è un grande. L'unico posto poi è molto fresco lì. È 30 gradi meno rispetto ai paesini a centro. Sì. Quello poi. Allora, le forbici sono qua, le mettiamo dentro, richiudiamo il tutto, ma non importa di tutto. La scatola la mettiamo qua dentro e andiamo col Kraken. Krakando. Bene, andiamo. Che dà una bella vibrazione, eh? A Persici, no, sì, ecco. Non si affronta qui, in un'altra maniera. Hai sentito anche te, eh? Quel stock.
questo qua è un pesce. Devo capire dov'è però. Ah, ma qua credo che fosse una strada, ma non è una strada. No, qua è troppo veloce l'acqua per le tartarughe, non gli piace. Ah, ci sono delle gran bollate. Adesso non so se sono predatori o no, però ho visto delle gran bollate. E allora noi gli andiamo a rompere i maroni là in fondo. Bella come posizione questa. No, no, qua siamo sotto Budrio di Bologna e ho visto delle gran bollate là in fondo. Adesso ci sto facendo, sto usando un cracker. Lascio andare fuori un bel po'. Poi capiamo se erano carpe o... Bello però, mamma mia, sono andato là in fondo, mi piace. Ecco, adesso ci siamo, teniamo fermo e in teoria con la corrente dovrebbe cominciare a lavorare. Facciamo, lo richiamiamo ogni tanto. Sono contro luce, ragazzi, non riesco a vedere i messaggi, perciò non so bene come gestire la cosa. Scusatemi. Proviamo a richiamare un po'. Sì, ma è bellissima questa cosa qui, eh. Sbatto zero, chissà se riusciamo a agganciare qualcosa. Qui è pieno di minutaglie qua sotto. Esagerato proprio, cosa non da poco.
Devo dire la verità, sembrano più che a vedani che altro. Max, io non sono né papà, né nonna, né zia. Non toccare e non far casino. Max, occhio, eh. Per me questa cosa qua potrebbe fare anche la differenza, così, eh? Un pesciolino, ah, questo è il mio preferito, questo è il pesce, lo prendo sicuro però. Vuoi che non ci sia un predatore lì sotto, dai, su, non scherziamo. Mamma mia, la vecchiaia quando c'è. Che ora abbiamo fatto venire? Proviamo questo, ragazzi, che è pieno di pastura qui sotto. Lasciamo, faccio lavorare la corrente. Se lavora bene, però ho paura, eh. Vieni a vedere se lavora bene, oh.
Guarda, guarda, solo con la corrente. Bellissimo. Lo vedi? Guarda, guarda come lavora. Lo vedi? Guarda, guarda i pesci, li vedi lì? Li vedi? Tutti questi qua sembrano... Non so neanche io che cacchio siano. Dovrei andare a pescare a Chernobyl, là. È davvero. Adesso, sai cosa facciamo? Adesso lo teniamo qua così. Aperto e lasciamo andare. Se parte ce ne accorgiamo subito. Ma che bello è questa cosa qui, oh. 3-4 canne così. Cina ce ne vuole. No, 3 canne però con del vivo. Qua fai il danno, eh. Qui è pieno di pesce, piccoli ma ci sono. Praticamente sto usando la corrente con un pesciolino finto. Qua è pieno di minutaglia. In teoria quando si passa uno grosso non ti dovrebbe dare un morso. No, non mi dà fastidio picchiato vicino. Se quando hai fatto le visite agli occhi, la patente. Il problema è vicino, non lontano. Lontano riesco a vedere, infatti riesco a vedere i pesci che te non vedi. Cioè. Qui è bello venire con due canne a fondo o con la boa, un pesce morto. Si permette di divertirsi. È figo perché la corrente è talmente forte che mi fa girare l'artificiale senza che io debba muoverlo. Dai, faccio andare un po' più in là, faccio il recupero e poi dopo andiamo via perché vicino non ce la fa più. Abbiamo provato.
Max. Ah. Oh, allora. Butta i sassi nel campo se vuoi. Faccio lancio là che ho visto qualcosa e poi andiamo. Ecco, cazzo ho preso, porco zio. Ho preso il fondo? Ma no. Così strano. No. Niente. Ma... Niente. Ma qua... Andiamo, dai. Vieni, Max, andiamo. Questo è figo come posto, eh. Qua potremmo fare... Che puoi pescare dal ponte, metti le canne giù con
con delle esche particolari e poi pasturi, secondo me qualche zocco riesce anche a prenderlo. Forse è una giornata più fresca e magari fai anche la giornata. Stato te? Boh ragazzi, è stato bello, interessante, ma buono, ho finito anche il cellulare. Ci vediamo alla prossima.